Aeroporto di Linate, vediamo nel posto giusto per parlare di Alitalia, che è uno dei temi che ancora oggi affrontano i giornali con grande attenzione. Cosa sta succedendo oggi su Alitalia? Beh, insomma, la telenovela è appena iniziata, vedrete che nei prossimi 6 mesi ne vedremo di tutti i colori. Intanto una prima domanda la faccio a voi, e non l'ho letta con grande attenzione sui giornali: ma questo prestito ponte da 300-400 milioni di euro è un prestito per un'azienda che brucia milioni di euro ogni giorno? Secondo voi è un prestito fatto con i nostri soldi? È un altro aiuto dei contribuenti? Sono ancora soldi nostri? Nei confronti delle aziende che saltano tutti quanti i giorni, noi si usa fare dei prestiti ponti per metterli nel giro di 2 giorni a posto? Beh, insomma, questa è una domanda che mi farei. Un'altra domanda che mi farei è quella che ho letto oggi, mi sembra, su Repubblica, sul Messaggero. Il pezzo migliore l'ha fatto sul Messaggero Rosario Di Mito, immagino. Sapete qual è? È che questa volta, rispetto agli altri fallimenti, non ne è uscito molto neanche ieri sera a Matrix, a fallire sono i privati, che perderanno 3,3 miliardi, non è più il pubblico che adesso ci li mette perché deve risolvere i problemi, ma i privati hanno perso fino ad ora, quelli di Etihad, i famosi capitani coraggiosi che tutti prendono per i fondelli, però che ci avevano sperato in questa roba qua, hanno perso 3,3 miliardi, comprese le banche. Ma, insomma, non è poco, e soprattutto questi 3,3 miliardi si sommano ai 7,4 che sono stati bruciati dalle passate gestioni, il che vuol dire che almeno un vantaggio ce l'abbiamo in questo fallimento, cioè che a pagare non saremo noi, non siamo stati noi in questi anni, ma sono stati i privati che hanno pagato un prezzo di questo fallimento. Voglio andare avanti. E oggi sui giornali c'è l'ipotesi che ci sia Lufthansa, e volevo segnalarlo ai tanti dipendenti dell'Italia: Lufthansa se la vorrà prendere gratis all'Italia dal fallimento, aspetterà che fallisca e poi dopo l'Italia se la prende. Non mi sembra un'idea geniale quella di aver votato no e trovarsi a zero, soprattutto con la riduzione del personale che Lufthansa, secondo le prime ipotesi, vorrà avere, e cioè che si prende 3.000 persone, non di più, gli aerei e le rotte buone. Mi sembra una bella genialata. La Camusso oggi dice no in un'intervista fatta con Corriere della Sera, no alle nazionalizzazioni su Alitalia, ma sì alla GDP. Allora mi chiedo, la Cassa Depositi e Prestiti che cos'è? Insomma, un giorno qualcuno me lo potrà pure dire che cos'è la Cassa Depositi e Prestiti, posta che è fatta con il risparmio dei privati e con i soldi dei privati e con azionista il tesoro. Per Tavaglio il caso Alitalia dimostra la schiena dritta dei dipendenti, cioè difendendo in un pezzo l'House Organ, il fatto del Movimento 5 Stelle per difendere, poi ne parleremo, Grillo da Reporter Senza Frontiere, dice che invece la stampa è stata unanime nell'attaccare i dipendenti dell'Italia, che hanno tenuto la schiena dritta a votare no. Bene, Travaglio mi conforta nella sua posizione, diciamo, classica liberista. Boccia, oggi intervistato dal Sole 24 Ore, dice: presidente della Confindustria, c'è bisogno di una presa di coscienza. Io non so che cosa voglia dire, mi sembra di prese di coscienza ne abbiamo fatte anche troppe fino ad ora. L'altra grande notizia di giornata riguarda invece Grillo, che sarebbe uno dei motivi per i quali l'Italia è verso la fine delle liste sulla libertà di stampa. Io penso che la libertà di stampa non sia minata da Grillo, non penso per niente che sia minata da Grillo, così come non penso che l'Italia sia stata negli anni scorsi sotto il Botswana e il Burundi e il Belize nella libertà di stampa. Io penso che questi rapporti della Reporter Senza Frontiere sono una stronzata. Una stronzata galattica, lo pensavo ieri e lo penso oggi, solo che Grillo oggi, visto che viene definito dai Reporter Senza Frontiere causa della illibertà in Italia, se la prende contro di loro, mentre ieri, come nota Sallusti molto bene sul giornale, mentre ieri utilizzava i rapporti di Reporter Senza Frontiere dicendo che la stampa italiana faceva schifo, va bene? Questo diceva, faceva schifo perché prendeva quel report Grillo. Oggi che viene attaccato non lo accetta più, il tipico modo di fare di Grillo, lo trovo ridicolo ovviamente. Sallusti se ne accorge molto bene, dice: semmai la libertà di stampa oggi i magistrati la mettono in discussione, visto che quando ci querelano siamo tutti fottuti. La cosa più bella di oggi però è il resoconto di Sebastiano Messina su Repubblica, che parla di tutti quanti gli insulti che noi giornalisti, zitti e non a schiena dritta, abbiamo subito da quel comico dei miei stivali, perché quando uno mi dice che io sto morendo e lui è contento, come fa sempre Grillo, lo si prende a calci nel sedere, va bene? Quindi io non ho rispetto nei confronti delle persone che mi insultano, come
come le persone che sono insultate da me, io spesso lo fanno, non devono avere rispetto nei miei confronti. Quindi io penso che la libertà di stampa non sia compromessa da Grillo, ma penso che individualmente come giornalista io posso prendere per il culo Grillo, chiaro, e anche qualche calcetto quando dice che è ben contento del fatto che noi siamo delle merde, tutte le cose che ci dice, e poi vi ho segnato uno per uno. Insomma, leggetevi Messina e ve ne rendete conto. Mattarella, Presidente della Repubblica, ieri ha detto che si deve fare una legge elettorale, benvenuto Presidente della Repubblica, ci devono pensare i partiti, che mi sembra che in questo momento non ci sentono. Due ultime cose, la prima è Trump, ieri ha fatto una riduzione delle tasse, ha annunciato una riduzione delle tasse mostruosa, le tasse sulle imprese scendono al 15%, le tasse sulle persone fisiche passano da 7 a 3 scaglioni, vengono ridotte le detrazioni, viene aumentata la tax no tax area a 24.000 euro, viene tolta l'imposta di successione, viene tolta la minimum tax, viene tolta l'IMU, vengono tolte una serie di tasse e vengono aumentate sostanzialmente le introiti fiscali perché vengono tolte certe detrazioni, quindi insomma è una manovra complessa. Ci fosse un cacchio di giornale italiano che quando Trump sospira lo prende per il culo, che oggi abbia detto bravo Trump, neanche uno, nessuno, mentre quando sospira fa sempre schifo, quando invece dice una cosa che noi chiediamo, la riduzione delle tasse, tutti zitti, muti. Il pezzo più ridicolo di oggi è quello di Massimo Gaggi, che ci spiega sul Corriere della Sera, il Corriere della Sera, che ci ha spiegato sulle autorevoli pagine come si devono ridurre le tasse per anni, Alesina, Giavazzi, tutti loro, oggi scopro sul Corriere della Sera Massimo Gaggi, che è il corrispondente ex repubblicano di fondazione, quindi neanche marxista, che mi spiega che la riduzione delle imposte sulle società dal 35 al 15%, sapete che cosa fa? Incentiva l'individualismo, perché fa sì che la gente invece di fare i dipendenti facciano gli imprenditori. Io ho letto questo sul Corriere della Sera, che la riduzione delle tasse da 35 al 15% per Massimo Gaggi incentiva l'individualismo. Io veramente, se non fosse una barzelletta mi verrebbe da ridere. Il giornale che affronta di più questa roba è comunque Il Sole 24 Ore, che ne fa 3 pagine, che racconta nel dettaglio che cosa vuol dire questa riduzione fiscale americana, che comunque noi ci dovremmo leccare i baffi se venisse la metà di quello che sta facendo Trump sul fisco, o annunciato Trump, poi bisognerà vedere se passa in America. Ultima questione riguarda Filippo Facci, oggi il suo articolo sul Libero è il fondo, giustamente Feltri gli fa fare il fondo perché è favoloso, il poliziotto, il compagno del poliziotto ucciso a Parigi dice io non voglio cadere nella trappola dell'odio e non odio che ha ucciso il mio compagno, e Facci gli risponde secondo me magnificamente, io voglio avere ancora il privilegio di odiare coloro che mi uccidono, voglio avere il privilegio di odiare ancora i terroristi, dice Facci, io voglio ancora odiare chi vuole e chi odia la mia cultura, la mia libertà e il mio diritto di vita. Io non solo sottoscrivo quello che ha detto Facci, ma gli faccio un grande applauso, a differenza del pezzo come al solito colto, incomprensibile di Giuliano Ferrara, che mi ha detto la grande Francia che riesce attraverso quel poliziotto a diventare un monumento della libertà. No, il monumento della libertà è che non si combatte il terrorismo con l'amore e con i fiori portati dai passanti nel luogo del delitto, si fa odiando chi ci odia, odiando chi ci odia. Chi spara al mio fidanzato, chi spara a mia moglie, chi spara ai miei figli non merita il mio rispetto, almeno questo me lo potete dire? Non voglio le leggi speciali, non ce l'ho contro tutti i musulmani, non ce l'ho contro la fede, non sono un razzista, ma almeno il diritto di odiare chi ci ammazza, questo spero che ce l'abbiamo ancora. Questo lo scrive Facci meglio di quanto l'ho detto io, su questo vi saluto e vi do appuntamento a domani. Ciao!